Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Siamo qui anche stasera per il nostro appuntamento quotidiano delle 19. Abbiamo fatto ieri un momento di riflessione sul 1° maggio a mezzogiorno e oggi ritorniamo sulla informazioni inerenti i comportamenti e l'approfondimento dei nuovi decreti nazionale e l'ordinanza regionale in vista di lunedì 4 maggio, quando voi sapete avremo la possibilità di muoverci con una diversa libertà. Partiamo però, come sempre, dai nostri dati, che sono dati confortanti, così ha detto anche il commissario Venturi, che ha recentemente fatto il suo incontro quotidiano con i cittadini. I dati della regione sono 25.850 le persone ad oggi che hanno contratto il virus, con un incremento rispetto a ieri di 206 unità. E le persone che invece sono guarite, e quindi sulle persone guarite sono tutti coloro che hanno fatto il doppio tampone e che hanno il cui esito è stato per entrambi i tamponi in modo successivo negativo, sono 12.912 con un incremento di 332 unità. Quindi ormai è consolidato l'aumento di guariti, è sempre maggiore dell'aumento dei positivi. E questo è un dato importante, perché abbiamo anche oggi circa 130 persone guarite in più di quelle che si sono ammalate. Tra l'altro, è bene osservare che i 206 in più sono positivi, che però non manifestano sintomi particolarmente gravi. E questo è un dato che è importante, perché significa che la virulenza si sta abbassando, quindi vuol dire che non sono persone che sono in terapia intensiva, quasi tutti sono in cura a casa, non hanno richiesto un ricovero ospedaliero, e anche questo è un dato che noi lo dobbiamo tenere in considerazione. Per quanto riguarda invece la provincia di Reggio Emilia, i positivi hanno raggiunto 4.733, il numero di 4.733, con un incremento rispetto a ieri di 20 unità. Le persone decedute sono 5 in tutta la provincia di Reggio Emilia, e venendo ai dati di casa nostra, Guastalla non registra alcun nuovo positivo, quindi direi che ormai siamo sulla settimana in cui in tutto il comune di Guastalla non si registrano nuovi positivi, e questo è un dato molto importante, perché questo dato è anche accompagnato da il numero di decessi, che è rimasto stazionario ormai già da 4-5 gio 5-6 giorni. Voglio prendere le parole del commissario Venturi, che ha ribadito più e più volte oggi, che sono quelli della prudenza e della testa sulle spalle. Noi appunto ci stiamo avviando a una fase nuova, la cosiddetta fase 2, nella quale appunto ci sarà consentito fare molto di più rispetto, e fortunatamente, rispetto a quanto stiamo facendo abbiamo fatto in questo periodo, che si è avvicinato a 2 mesi, perché tutto è iniziato l'8 di marzo. 8 aprile, domani ne abbiamo 3 e lunedì ne avremo 4, e testa sulle spalle. Voi capite che queste sono due caratteristiche che sono proprio riconducibili al singolo, quindi non cantiamo troppo vittoria, siamo prudenti nei nostri comportamenti e facciamo le cose con la testa sulle spalle, quindi con senso di responsabilità e attenzione, e siamo meticolosi e attenti. Solo se avremo dei comportamenti individuali, che però tutti assieme fanno un comportamento comunitario
in cui rispettiamo le regole, solo così potremo pensare di migliorare sempre più i livelli di, quindi di ritorno alla vita di tutti i giorni. Quindi, appunto, prudenza e testa sulle spalle devono diventare quasi il nostro motto. Allora, come vi avevo già anticipato, i temi sono parecchi. Poi, insomma, avremo anche occasione anche lunedì di approfondire ancora, perché lunedì sarà solo il primo giorno e quindi vedremo, però alcune informazioni importanti le dobbiamo dare. Allora, rimane chiaro che gli spostamenti, ve lo rileggo in modo tale che sono consentiti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale. Allora, veniamo al chiarimento sui congiunti, visto che ho avuto delle sollecitazioni in tal senso. Allora, i congiunti, come vi ho detto, normalmente sono i parenti. Però qui se n'è data un'accezione più ampia. Anche qui leggiamo. Dopo giorni di polemiche, qui si dice, il principale interrogativo è chi siano i congiunti. Con questo termine dobbiamo intendere, allora stiamo attenti, i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da un stabile legame affettivo. E qui appunto è questa la frase che esce dal termine congiunto, nonché i parenti fino al sesto grado, come per esempio i figli dei cugini tra di loro, e gli affini fino al quarto grado, per esempio i cugini del coniuge. Ok? Allora, il tema grande è quello della stabile legame. Chi stabilisce questo stabile legame? È chiaro che quando vi dico che si deve parlare di testa sulle spalle, vuol dire che se noi dichiariamo che una persona, che con una persona abbiamo uno stabile legame, deve essere la verità. Perché se noi diciamo che andiamo a Reggio a trovare una persona con la quale abbiamo uno stabile legame, poi non è vero, andiamo a trovare un nostro amico che faceva con noi le superiori, qui siamo già nell'ambito di quello che fa il furbo. Allora sappiamo che i furbi non fanno bene quando ci sono delle azioni di comunità, non fanno mai bene. A volte i furbi sono anche apprezzati perché sono furbi e quindi la scampano. In realtà i furbi in questo momento fanno del male a se stessi e agli altri. Quindi il concetto di congiunto abbiamo detto che è quello di tutti i parenti, quindi in maniera molto larga, e poi coloro che hanno uno stabile legame affettivo. Stabile legame affettivo. Ripeto, non facciamo i furbi, teniamo la testa sulle spalle. Quindi questo è il significato di congiunto. Abbiamo detto che gli spostamenti per andare a trovare i congiunti sono ammessi dove? Sono ammessi all'interno della regione, ok? Allora, quando voi andate a trovare il congiunto, quindi il familiare oppure il fidanzato o la fidanzata, dovrete avere, vi consiglio di avere con voi, scusate, un'autocertificazione in cui dichiarate dove state andando. Ad esempio, si dice sto andando a Mirandola a trovare mio cugino, punto. Non serve, anzi non è necessario, e se vi è richiesto volete anche gli amanti, insomma, diventa una cosa un po' complicata quella degli amanti. Dipende se è uno stabile legame o se pure si vedono una volta ogni 6 mesi. Però, insomma, rientriamo in un ambito molto 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 personale. Speriamo che queste situazioni siano residuali. Se andiamo appunto da nostro cugino, compiliamo l'autocertificazione e scriviamo che andiamo a trovare il cugino Mirandola. Allora, le autocertificazioni da sempre possono essere anche compilate quando le forze dell'ordine ci fermano
e dicono: guardi, io non avevo la stampante, perciò l'autodichiarazione la faccio in questo momento, però io vi consiglio di partire già da casa con questa autodichiarazione, perché primo facciamo più alla svelta, secondo ci siamo già preparati e vuol dire che noi abbiamo, ci siamo organizzati per fare un determinato spostamento. Come detto, non vi devono chiedere il nome, la via del cugino, perché questa è una lesione della privacy, e neanche del parente e neanche della persona con la quale avete uno stabile legame. Dite il mio compagno, il mio fidanzato, il mio ragazzo, la mia ragazza, i termini poi voglio dire li scegliete voi, però vi consiglio di compilare l'autodichiarazione, che così quando, se nel caso vi fermano, voi avete già il documento e si dimostra anche la buona fede di una di questa cosa. Come detto, si possono andare a trovare i familiari, i parenti e quelli legati da stabile rapporto affettivo, stabile legame all'interno della regione. Allora, noi c'è la questione del fuori regione. Perché la pongo questa questione? Perché noi siamo un comune che siamo molto vicini a dei comuni che non sono della nostra provincia. Addirittura i nostri comuni con i quali confiniamo non sono nemmeno neanche nella stessa regione. Quindi la cosa si fa un po' più articolata. Allora, qui invece ci viene in aiuto il decreto, l'ordinanza del presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini, dove all'articolo 10 dice che è possibile lo spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi. Quindi possono essere determinate reciprocamente. Allora, cosa succede? Qui stiamo parlando di comuni confinanti che sono o della stessa regione o fuori regione. In sintesi, io, Camilla Verona, sindaco di Guastalla, mi metto in contatto col sindaco di Dosolo e col sindaco di Pomponesco e facciamo un accordo in cui diciamo: guarda, quelli che vengono da me non li multerò perché vengono lì per i motivi che ci siamo detti, la stessa cosa sarà per quelli che da Guastalla vanno di là perché devono andare a trovare il congiunto. Allora, io i contatti con i sindaci di Pomponesco e di Dosolo li ho già presi. Un sindaco mi ha già risposto e mi ha detto che è disponibile a fare questo accordo, non ho dubbi che anche l'altro, che doveva sentire la sua giunta, risponderà altrettanto. Loro si interfacceranno con il prefetto di Mantova, perché siamo fuori provincia, quindi il prefetto è un altro, e quindi credo che rispetto a questa cosa noi ci dovremmo avere delle... Antonella, dopo rispondo anche su questo punto perché me l'ero segnata. Non dovremmo avere dei problemi. Quindi nel momento in cui noi sindaci condivideremo e firmeremo questo accordo, poi lo renderemo pubblico in modo tale che anche le forze dell'ordine sono informate e noi lo metteremo sul sito, che così lo potete scaricare. Questo per i congiunti e anche le situazioni urgenti che devono essere svolte fuori provincia e fuori regione. Stiamo anche lavorando e stiamo anche aspettando che la regione si esprima in merito a i parenti che noi abbiamo. Sto vedendo una signora, Federica, che chiede: ho i parenti a Suzzara, cosa faccio? Stiamo aspettando delle FAQ, dalla FAQ vuol dire risposta delle domande specifiche, dalla regione e anche per capire se questa prossimità, perché voi capite che uno che da Guastalla va su Zara, teoricamente al momento, alla luce dei decreti che abbiamo, non potrebbe, e invece potrebbe andare tranquillamente a Castelnuovo Monti, oppure può andare anche a Bologna, e quindi c'è questo problema e lo affronteremo, come detto, al più presto, perché è ovvio che i casi particolari sono tanti e devono essere sviscerati bene in modo tale che non abbiate delle conseguenze spiacevoli. Allora, mi è stata fatta una domanda inerente a i veterinari che sono fuori provincia e in questo caso anche sempre fuori regione. Stamattina un veterinario di Guastalla mi scriveva e mi chiedeva
che mi diceva, io di Guastalla ho dei clienti che vengono da Viadana, vengono da Dosolo, vengono da Pomponesco. Federica invece mi chiede, io ho il mio veterinario a Suzzara e cosa faccio? Allora, io credo, come ho risposto anche il veterinario di Guastalla, e sono convinta che l'animale, cioè, normalmente con il veterinario c'è un rapporto di come con un medico, insomma, di fiducia, e riguarda la salute dell'animale. Quindi, senza voler assimilare un animale a una persona, però laddove si dice che per motivi di urgenza e di salute ci si può spostare anche fuori dalla regione. Quindi io credo che questo possa valere anche per il veterinario, sono convinta. Quindi, anche perché voi, se andate dal veterinario, avete in macchina con voi l'animale, quindi non è che uno va a fare il furbo a girare chissà dove con l'animale in macchina. Perciò vuol dire che sta proprio andando dal veterinario. Perciò quando partite da casa fate un'autodichiarazione in cui dite: sto andando dal veterinario, che devo fare la vaccinazione piuttosto che l'animale che non sta bene, piuttosto che un'altra cosa, anche perché adesso è un periodo di vaccinazioni. Quindi le vaccinazioni sono importanti per gli animali, perché è anche una questione di salute per l'animale, e a volte le vaccinazioni che noi facciamo ai nostri animali sono anche utili e funzionali alla salute degli uomini, delle persone. Quindi io lo ricomprenderei nei casi della necessità, e eventualmente, se vogliamo, nel caso della salute. Quindi i veterinari ci si può spostare sempre compilando l'autocertificazione. Allora, parliamo un attimo di attività sportive. Allora, il decreto e anche il decreto nazionale e anche il documento della regione consentono appunto le attività motorie e sportive, quelle cosiddette individuali e all'aperto, come ad esempio, questo è, leggo testualmente dalla regione, il ciclismo, la corsa, la caccia, la pesca, il tiro con l'arco, l'equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività. Allora, quindi chi va in bicicletta ci può andare tranquillamente, può rimanere, deve, anzi non può, deve rimanere all'interno della provincia. Quindi deve rimanere appunto lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Domanda da 100 punti. Mi chiedono: possiamo andare in macchina fino a Scandiano, poi da lì andiamo verso la montagna? Sì. Carichiamo la bici in macchina, e naturalmente uno non è che va in giro in macchina ragazzi del po' ad andare a fare sì, Emanuela, sì, anche perché siamo all'interno dello stesso comune, quindi dei problemi non ce ne sono. Allora, carichiamo la nostra bicicletta e andiamo, e possiamo andare individualmente e andiamo a fare il nostro giro. La stessa cosa vale per la pesca. La pesca, se vogliamo andare a pescare sull'Enza, ad esempio, che è sempre in provincia, sempre mantenendosi nella provincia di Reggio Emilia, carica le canne in macchina e va a pescare. Se va a Po, dopo apriamo una partita su Po, perché sulle aperture dei parchi e dei giardini eccetera eccetera dettaglieremo dopo. Quindi sport individuali, o anche un genitore che va con un figlio minore. Quindi si può andare la canoa non è, dunque, è uno sport individuale ed è tenuto e si può svolgere in un ambiente naturale. Io penso proprio che non ci sia nessun problema sulla canoa, basta che vada da solo, quindi può tranquillamente caricare la sua canoa, andare dove deve andare, scende in acqua e da solo, le distanze altro che metro, e quindi direi che può Katia può tranquillamente partire.
Questi, infatti, qui nell'elenco degli sport indicati dalla regione si parla come ad esempio, cioè non potevano ovviamente elencare tutti gli sport individuali, ma la canoa, direi che più di sport individuale della canoa ci sono anche le canoe da due e anche da quattro, però se uno va con la sua canoa da solo non ci sono problemi. E quindi direi che uno può anche caricare, andiamo per assimilazione, la sua bicicletta sulla macchina, può caricare la sua canoa sulla macchina e andare in canoa un po', e può andare anche sull'Enza. In canoa non si può andare al lago di Garda, perché il lago di Garda non è nella provincia di Reggio Emilia, quindi dobbiamo andare in corsi d'acqua dove appunto. Allora, mi è stata fatta un'altra domanda sullo sport per quanto attiene il golf. Allora, perché mi è stata fatta la domanda? Il golf è indubbiamente uno sport che può essere tranquillamente individuale e che viene svolto all'aria aperta e che uno può fare anche se nella nostra provincia, perché ci sono dei campi da golf anche nella nostra provincia. Su questa cosa però c'è un però. Nel senso che si dice qua che sono ancora chiusi tutte le strutture sportive, quindi quando io vado in un campo da golf, il campo da golf non è uno spazio libero, è assimilabile a una struttura sportiva. Però c'è, anche qui c'è un però, perché anche il tiro con l'arco, non vado in giro con l'arco e vado a tirare l'arco in golena, vado in un'area attrezzata per fare il tiro con l'arco. Ergo, sul golf aspettiamo notizie con le FAC, perché se vi devo dare il mio parere, io penso che potrebbe essere autorizzabile, però il discorso che devono essere chiuse tutte le strutture sportive e le strutture sportive, il campo da golf è assimilabile a una struttura sportiva, fa sì che questa cosa sia un po' dubbia. Come dicevo, lo sport va fatto individualmente. C'è un'eccezione: se io vado a fare sport con un figlio minore, posso andarci, quindi possiamo andare in due con mio figlio minore, cioè se io vado in bicicletta e mio figlio, anche lui è appassionato di bicicletta, lo prendo su, andiamo assieme e andiamo in bici, partiamo da casa o partiamo da dove vogliamo partire. Sulla pesca, posto che sia appunto anche la pesca, possiamo andare con il nostro figlio minore e qui c'è un'altra regola che non c'entra col coronavirus: quando si pesca bisogna stare a una distanza per legge di 5 metri l'uno dall'altro, ragion per cui il coronavirus qua siamo già a posto, perché caro il mio metro, siamo a 5 metri. Figli minori, visto che parlavamo di figli minori, oggi una mamma mi ha scritto una mail e mi dice: io ho mio figlio che ha 17 anni, in realtà ne ha 17 anni e mezzo, è vero che non può andare da solo? Allora, stando ai decreti tutti, si parla di figli minori, la maggiorità in Italia si raggiunge a 18 anni, mi viene da dire che il figlio da solo non può girare. E a tal proposito non ho letto niente, se non... ho solo sentito ma non ho letto, quindi su questa cosa dobbiamo approfondire, perché la domanda è più che lecita. Devo dire che c'è un po' un rischio che il 17enne in bicicletta, non vorrei che si incontrasse con 10 amici e andassero a giocare a calcio chissà dove. Allora qua la vedo un po' complessa, anche soprattutto nella gestione. Però mi metto anche dalla parte di un genitore, visto che lo sono, e so cosa significa avere un adolescente di 17 anni in casa da due mesi. Può anche essere che il 17enne non esca con la mamma o con il papà perché gli dà da fare, e però farebbe volentieri un bel giro in bicicletta o a piedi o di corsa in autonomia. Anche qui vediamo cosa ci rispondono, visto che è uno degli argomenti. Assieme, anche un altro argomento è quello di: marito e moglie possono andare a fare una camminata assieme? Fratello e sorella conviventi possono andare? Ecco, appunto, diamo la risposta. Abbiamo detto che gli sport sono individuali e non si potrebbe andare in giro con nessuno. Così come, un attimo,
Fausto, una cosa per volta, rispondo alla Francesca per la bicicletta. Mi viene da dire che insomma, in fila indiana con una distanza di 2 metri si potrebbe anche fare, però insomma, dalle carte no. Poi posso andare con mio marito a trovare mia figlia, se abita nella stessa provincia, sì, possiamo andare con il coniuge oppure con i nostri conviventi in macchina, forse anche in bicicletta se pensiamo, a trovare i nostri familiari che non abitano nel nostro comune o che abitano nel nostro comune e che possiamo andare a trovare. Quindi indubbiamente vedete quanti punti di domanda che ci sono, quindi pian pianino, strada facendo, con la responsabilità, perché alla base di tutto questo ragionamento cosa ci sta? Ci sta l'utilizzo della mascherina in tutti i luoghi aperti al pubblico, ok, aperti al pubblico, e laddove non è possibile garantire la distanza di 1 metro l'uno dall'altro, quindi ovviamente nei supermercati, ovviamente in tutti i luoghi in cui c'è il rischio che io non possa rispettare il metro di distanza. Quindi leggiamo testualmente, che così non ci sono dubbi, all'articolo 12 dell'ordinanza regionale è obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di 1 metro. Quindi i locali vuol dire che sono ambienti che sono chiusi ma aperti al pubblico, e all'aperto laddove non è possibile mantenere il distanziamento di 1 metro. Allora qui si è aperta una partita per dire: io vado a correre, mi devo mettere la mascherina? Allora no. Se vado in un luogo dove non ho, posso garantire il distanziamento di 1 metro, ma anche più, facciamo anche 2 o 3 metri, non devo, anche perché chi corre portare la mascherina, già che è fastidiosa quando la portiamo normalmente senza correre, a correre con la mascherina, insomma, chi corre penso che rabbrividisca a sentire qualcuno che gli dice che deve correre con la mascherina. Però la mascherina è nei locali aperti al pubblico da lunedì è obbligatoria, quindi se andiamo a fare spesa, andiamo dentro i negozi di alimentari, andiamo dentro i forni, andiamo nei supermercati, andiamo dal fruttivendolo, andiamo dal macellaio, andiamo nei luoghi che sono aperti al pubblico, chiusi con i muri, dobbiamo indossare la mascherina. Dobbiamo la mascherina, come la indossiamo? Ve l'ho già spiegato. Includiamo il naso, includiamo il mento, perché ho già visto gente che gira con la mascherina qui sul labbro, quello non è un modo corretto di indossare la mascherina. Quando abbiamo distribuito le mascherine c'erano anche delle precise indicazioni su come indossarla, e quindi allora al momento Lorenzo, marito e moglie con figli a piedi, no. Stiamo approfondendo la questione anche con il consigliere regionale Andrea Costa, che ci sta dando una grossa mano, perché obiettivamente i 4 che lei mi dice e 2 mesi che sono in casa, o i 3 o quelli che sono, capisco adesso se uno ha 10 figli e va fuori con i 10 figli la vedo un po' più complicata, però visto che dei casi di questo tipo ce ne sono proprio pochi, forse neanche uno, insomma vediamo di organizzarci. Però marito e moglie con un figlio capisco che ha un senso che possano fare una passeggiata assieme dopo che hanno condiviso la chiusura in casa da credo di no, le mascherine in via Zibordi, adesso via Zibordi 20/4, allora adesso me lo scrivo e poi dopo vediamo di via Zibordi 20/4, ok, le facciamo avere. Allora abbiamo detto dei figli minori, abbiamo detto della mascherina,
ricordiamo le mani continuamente, laviamole tutte le volte che ne abbiamo occasione con il sapone, e cerchiamo di stare sotto l'acqua tiepida, perché l'acqua tiepida è migliore, è meglio, fa più effetto che non l'acqua fredda, e distanziamento sociale. Allora, adesso torniamo sulle aperture. Apriremo i parchi, quelli che sono, non tutti in una volta, però un buon numero a Guastalla. Verranno chiuse i giochi per i bambini, quelli non è possibile utilizzarli, perché così dice il decreto del Presidente del Consiglio, e lo dice chiaramente che le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse, quindi li abbiamo nastrate e li abbiamo attaccato dei cartelli dove con il divieto di utilizzo dei giochi. Mi raccomando, non smontate le nastrature che saranno fatte. Se vediamo che c'è qualche gioco che è stato diciamo tolto il nastro perché qualcuno ha fatto il furbo, per favore avvisate immediatamente che verremo e interverremo immediatamente per procedere a ripristinare la chiusura. Le panchine rimarranno a disposizione, non le nastriamo perché insomma stiamo dopo, altrimenti non ci abituiamo mai a dei comportamenti che siano consoni con le nuove indicazioni. Non mettiamoci in cinque su una panchina. Allora, le panchine, le nostre, sono abbastanza grandi. Se vedete che una persona è seduta nella panchina, non andate a piantarvi di fianco a quello lì, andate su un'altra panchina. Se tutte le panchine sono occupate, non vi sedete e vi sedete nel bordo dell'aiuola. Se anche il bordo dell'aiuola non vi piace sedervi perché non ritenete che sia un luogo opportuno, continuate a cercare una panchina libera, ok? Quindi evitiamo gli assembramenti, evitiamo di fermarci in una panchina perché dobbiamo attaccare il gancio a quello che è seduto prima. No, questa cosa non si fa. Quindi questa cosa, i cimiteri. Allora, la normativa, l'ordinanza regionale dice che i cimiteri aprono da lunedì. Allora, visto che questa cosa è arrivata, diciamo, non tanto improvvisamente, ma insomma con una certa ristrettezza di tempi, se non apriamo lunedì, apriamo martedì, perché abbiamo necessità di andare a mettere fuori in tutti gli ingressi di tutti i cimiteri, sia quello di Guastalla sia quelli frazionali, quindi San Girolamo, San Rocco e San Martino. Abbiamo necessità di mettere i cartelli con tutte le indicazioni e dei comportamenti, e quindi i cimiteri, se non sono aperti appunto lunedì, saranno aperti martedì. Lo comunicheremo su Facebook e anche sul sito. Allora, c'è un'altra cosa da dire. Visto che sono consentite, sì, l'orario dei cimiteri, una volta che saranno aperti, è quello di sempre, per tutti e quattro i cimiteri, perché così non facciamo la confusione. Invece, per quanto attiene le funzioni religiose, insomma, le funzioni riguardanti i funerali, sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunte e comunque fino a un massimo di 15 persone, e con la funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto. Allora, devo parlare con il parroco di Guastalla per chiedere, ma tra l'altro poi è arrivata anche una lettera del vescovo che riguarda proprio le funzioni, quindi non entro nel merito delle funzioni religiose, casomai vi dirò, però la scelta nostra è quella che se una mattina in un cimitero si svolge un funerale, il cimitero non sarà aperto al pubblico nel mentre che si svolge il funerale, perché altrimenti c'è il rischio che ci possa essere assembramento, perché dopo, ma Dio, ma chi è morto, che vado a vedere chi è, vado a salutare, ma beh, guarda la figlia, la sorella, la cugina. Allora, quando si svolgeranno i funerali, non verranno aperto il cimitero al pubblico, ok? Via Spalti 2. Allora,
arrivo, sto scrivendo per le mascherine che ogni tanto qualcuno mi dettaglia. Quindi i cimiteri ci siamo detti. Allora, quindi lo tolgo. Biblioteche. Allora, ci aspettavamo un'apertura delle biblioteche per il 18 di maggio. In realtà c'è stata un'accelerata da parte sempre della nostra regione, che vediamo molto attiva e proattiva anche rispetto alla fase 2. Questo è un gran bene per noi, è una cosa molto importante. Francesca, proprio no, è una domanda alla quale non so rispondere, mi dispiace, non lo so. Le biblioteche, dicevo, allora la normativa regionale, l'ordinanza ci dice che possono essere aperte dal 4 di maggio, da postdomani. Allora, visto che però c'è un protocollo molto severo rispetto all'apertura delle biblioteche, perché saranno aperte per il prestito, ma non saranno aperte per fermarsi a leggere un giornale o consultare i libri. Quindi potrete accedere alla biblioteca, ci sarà una persona all'ingresso, comunicherete il libro che appunto siete interessati a prendere in prestito, e vi verrà preso dall'operatore e vi verrà consegnato. Quando invece, e questo è facile, invece la parte un po' più difficile è che mano a mano che i libri vengono restituiti, può essere che persone che avevano preso i libri prima della quarantena li vengono a restituire, riprende, ma l'ho detto prima, quello dei parenti a Via Danna e ad Osolo, i comuni confinanti. Comunque dopo casomai ci ritorniamo su. Dicevo della biblioteca, quando uno invece restituisce un libro, vi dico, dovremo predisporre dei grandi scatoloni chiusi solo con una fessura per infilare dentro il libro, con la data del giorno. I libri che vengono consegnati quel giorno dovranno stare in quarantena 3 giorni, quindi dentro gli scatoloni devono stare 3 giorni. Poi, e quindi per ogni giorno, ci sarà da fare uno scatolone dove mettere dentro i libri del giorno, perché trascorsi 3 giorni i libri possono essere tirati fuori e riposti nelle librerie, negli scaffali. I CD presi in prestito dovranno rimanere in quarantena 1 settimana, quindi voi capite che qua è un po' più complesso, perché è necessario un operatore che rimanga a banco, un operatore che rimanga davanti alla porta e un operatore che vada a prendere il libro, e questo ce l'abbiamo. Però dobbiamo tirare fuori, predisporre gli scatoloni, mettere le protezioni con i plexiglass nella reception della nostra biblioteca. E quindi ci sono alcune cose pratiche, e poi anche perché noi siamo nel circuito provinciale delle biblioteche, quindi cercheremo di muoverci in linea con tutti gli altri comuni, perché sapete che possono esserci anche degli scambi di libri tra una biblioteca e l'altra, quindi dobbiamo aspettare che poi tutto il circuito funzioni. Domani si riunirà, no, lunedì mattina si riunirà i componenti del tavolo che fa riferimento al circuito provinciale, e verranno definiti gli ultimi dettagli, ma c'è proprio un protocollo specifico sulla consegna dei libri, un po' complesso, ma tutto funzionale a preservare la salute pubblica. Non è perché ci piace fare delle cose difficili e complesse, ma proprio è funzionale alla corretta gestione del prestito e a preservare le persone dall'eventuale contagio del virus. Abbiamo detto delle mascherine, che è obbligatorio indossarle all'aperto, laddove non è consentita la distanza, o nei luoghi aperti al pubblico, e lì è sempre obbligatorio. Le mascherine, entriamo nel merito anche un attimo delle mascherine, potranno essere indossate mascherine monouso, oppure anche quelle autoprodotte con materiali multistrato. Autoprodotte vuol dire che le abbiamo fatte in casa, devono coprire il mento e il naso, e
quindi quelle autoprodotte in genere sono lavabili, fatti di più strato e di più strato di tessuto e devono coprire, ripeto, il mento e il naso, e non c'è l'obbligo della mascherina nei bambini al di sotto dei 6 anni e non c'è l'obbligo per le persone con disabilità che non hanno, non c'è compatibilità, sono insofferenti, ecco, a indossare una mascherina. Quindi anche questa cosa la teniamo bene in considerazione. Ho già detto l'altra sera che quando i parenti si rivedono, che è tanto tempo che non si vedono, quindi ci può essere un certo entusiasmo, è opportuno, e qui anche qui dobbiamo ritornare il tema della testa sulle spalle, non cominciamo a abbracciarci, a baciarci, perché sapete che ci sono delle persone portatori sani di cui non si è a conoscenza della loro, neanche noi, se non abbiamo avuto il coronavirus sappiamo se siamo dei portatori sani, quindi cerchiamo, quando riprendiamo i contatti con i nostri familiari che 2 mesi che non vediamo e che sono stati nel periodo a casa loro, di avere attenzione al distanziamento, alla mascherina e anche a disinfettare le mani. Per quanto attiene i bambini, cerchiamo che anche loro siano un po' contenuti nei loro slanci d'affetto, la vedo un po' molto difficile, però insomma cerchiamo di avere un po' attenzione. Dobbiamo sicuramente ripartire e lo dobbiamo fare con fiducia. Allora, Viale Po da lunedì mattina, se non è lunedì mattina è lunedì pomeriggio, tutto perché c'è il tema dei cartelli che affiggeremo, sarà aperto ai pedoni e alle biciclette. Non ci sono altre modalità di andare in Viale Po, ossia dalla rotonda dei bambini si può andare a piedi oppure in bicicletta, tenendo le dovute distanze, e nel caso vi potete sedere sulla panchina e stare lì e guardarvi attorno. Quando siete là, tutti i locali ancora sono chiusi, anche là ci si può fermare, sedersi dove riteniamo, sempre tenuto Allora, dopo Angela le rispondo. Appunto a Viale Po non stiamo là a fare gli assembramenti, perché, come vi ho già detto l'altra sera, nel momento in cui vedremo, mi sarà comunicato delle situazioni non corrette, parte l'ordinanza e si ritorna come prima. Ok? Quindi testa sulle spalle, teniamo dei comportamenti che siano quelli che sappiamo, e altrimenti Viale Po lo chiudiamo come abbiamo, è rimasto chiuso fino adesso. Vi chiedo per favore, faccio un appello, perché vi dirò, questa scelta di aprire Viale Po è stata una scelta della Giunta, che si è presa la responsabilità di questa apertura, e mi piacerebbe che i cittadini rispondessero con senso di responsabilità e con coscienza, per noi e per gli altri. Questo sarà, mi dispiacerebbe molto dover firmare un'ordinanza in cui torniamo indietro. Sì, confermo che i bambini sotto i 6 anni non devono portare la mascherina, non sono obbligati a posso andare a fare shopping? Dunque, intanto non so dove vado a fare shopping, perché i negozi di abbigliamento, di scarpe, di borse, di pelletterie sono chiuse, quindi mi sembra molto improbabile, non capisco dove vado a fare shopping. Insieme a un amico, no, tutta quella roba lì non è fattibile, mi dispiace. Quindi direi che per stasera ci siamo detti tutto, biblioteche l'ho detto, i figli minori l'ho detto, i funerali l'ho detto, non più di 15 persone, parlerò appunto con il parroco e leggerò anche la lettera che è arrivata a tutti i sindaci da parte del vescovo della diocesi di Reggio Emilia Guastalla, e poi casomai lunedì vi darò ulteriori dettagli. Allora, lunedì è il giorno di queste nuove norme. Rispetto ai parchi, rispetto a Viale Po, rispetto ai cimiteri,
se vedete che il parco è ancora transennato e non è aperto, non innervositevi perché significa che per fare le cose fatte bene. Adesso Elena Folloni, adesso rispondo. Le cose non fatte bene dopo vengono. Dunque, sui disabili che vanno in viale poi in macchina la vedo dura in questo senso. Allora, noi adesso abbiamo transennato con dei pasini che sono quelle reti fisse che non sono le transenne. Se noi mettiamo delle transenne che si muovono, come succede per l'alluvione, ogni 3x2 le persone le spostano. Quindi chiedo per cortesia di pazientare sia le persone che non riescono a deambulare, sia le persone che appunto hanno difficoltà nel camminare. Cerchiamo di raggiungere Po, si può raggiungere Po, non da Guastalla in macchina, ma da Lido, da Gualtieri, potete percorrere Viale Po a Gualtieri e fermarvi nel piazzale che c'è a Gualtieri, che è il comune di Gualtieri, ma lì si può stare in prossimità anche dell'acqua. Quindi, volendo, per questo periodo, chiedo scusa, ma Viale Po dobbiamo essere tassativi e non possiamo mettere una chiusura che non sia robusta e sicura, perché altrimenti abbiamo dei problemi. Ah, giusto, Francesca molto bene, mi ha dato l'input per i mercati. Allora, i mercati dalla prossima settimana riaprono quelli ad esclusivo vendita di beni di alimentari. Ok, quindi auspichiamo che mercoledì di essere pronti, dovremo circoscrivere l'area, anzi se qualcuno vede in Piazza delle Poste. Ci sono già la transennatura perché l'ordinanza è partita da oggi, perché ci vogliono 48 ore dell'ordinanza, visto che non saranno i banchi messi giù come normalmente voi li trovate quando andate al mercato. Però vi orienterete, perché l'area deve essere circoscritta e devono essere appunto garantite le entrate e le uscite. Cioè controllate le entrate e le uscite, e quando andate al mercato è opportuno avere la mascherina, perché quello è sì un luogo aperto, ma potrebbe essere che non viene garantita il distanziamento, perché nel mentre che ci muoviamo senza volere potremmo avvicinarci alle altre persone. Quindi mercato del mercoledì e anche il mercato contadino del giovedì in Piazza Mazzini riapre. Anche qui ci sarà una predisposizione utile e funzionale a un'adeguata organizzazione per il rispetto delle distanze tra i banchi, tra le persone che entrano e tra tutto quello che è necessario. E quindi direi che per i mercati finalmente gli alimentari partono, e speriamo presto di poter partire anche con tutte le altre categorie merceologiche. La domanda che mi faceva prima riguarda una persona che entra in negozio e non ha la mascherina. Allora, direi proprio che allora con garbo dovete dire che deve indossare la mascherina. Allora, i casi sono due: o ne tenete qualcuno per scorta e al cliente gliela date, perché almeno, se no, se lo mandate via il cliente se ne può avere a male, casomai non viene più, ma se ne tenete qualcuno per scorta e la date. Però di prassi il cliente, cioè deve essere una cosa straordinaria che la persona che va dentro un negozio non abbia la mascherina, cioè deve essere uno che non ha sentito e in questi giorni non ha saputo di tutte queste norme nuove. Quindi, casomai adesso noi l'abbiamo già scritto sulla pagina Facebook del comune. Lo scriverò anche con qualche messaggio io, facciamo il passaparola, facciamo in modo che le persone lo sappiano. Però io, se fossi titolare di un negozio,
non farei assolutissimamente entrare un cliente senza la mascherina, perché nel negozio, anche se entra, anche per mia tutela di me gestore, io appunto pretenderei assolutamente che la persona, quindi mi attrezzerei nel tenere qualche mascherina di scorta e poi gliela regalo, così ce l'ha anche se va dentro in un altro negozio. Quindi cerchiamo coloro che sono con garbo di dire che insomma non minacciamo, che chiamiamo i vigili, queste cose che non sono opportune e non sono utili anche a tenere gli animi tranquilli, teniamo qualche mascherina di scorta e gliela diamo. Allora, noi appena avremo delle altre mascherine che devono arrivare, ne consegneremo delle altre. Non sappiamo quante ce ne arriveranno, però noi tutte quelle che ci arrivano dalla regione o da altri ambiti, pare che ci sia un fornitore disponibile a farceli avere gratuitamente. Devo prendere i contatti domani. Condominio vicino a lei, tanti slide. Insomma, lì bisogna che. Adesso parleremo anche con gli amministratori di condominio, perché può essere che nelle parti condominiali, che sono luoghi privati ma aperti al pubblico, perché aperti al pubblico? Perché oltre che aperti a quelli che abitano nel condominio, ci possono andare anche dei parenti o delle altre persone che vanno in quella casa. Quindi solleciteremo anche gli amministratori di condominio a affiggere nelle parti condominiali questa specificità di indossare nelle. In realtà il condominio è un luogo privato, però visto che possono accedere altre persone, diventa pubblico nel momento in cui vengono altre persone. Quindi sarà bene che anche nelle parti comuni del condominio, non sul balcone e dentro il proprio appartamento, ma nelle parti comuni io lo indosserei. Quindi per quanto riguarda i negozi, bene Franca, perfetto. Faremo una segnalazione anche ad Acer. Adesso me lo scrivo, grazie. Vedete, avere dei contatti direttamente con i cittadini, questo ci dà modo di confrontarci e vengono fuori delle informazioni utili per far sì che ci sia una più ampia diffusione delle informazioni. Ultimo, è vietato andare in giro in moto per piacimento, cioè io mi posso spostare. Cioè, mi ha chiesto, posso andare a fare un giro in moto? No, il giro in moto mi sposto a fare un giro, cioè come attività assimilabile all'attività sportiva. No, non posso andare neanche nel circuito perché i circuiti, abbiamo detto, le strutture sportive sono chiuse. Comunque qua stiamo un po' cavillando perché poi si può bypassare anche la questione in altro modo. Comunque se ci spostiamo, il concetto di fondo è quello di spostarsi sempre da soli e sempre con tutte le cautele che abbiamo detto. Allora direi che ci siamo, se avete delle domande potete scrivermi in privato, come vedo che fate abitualmente, con mail. Chi mi ha scritto in mail, qualcuno gli ho risposto tramite qua, ma risponderò anche alle mail. E nel caso, insomma, ci risentiamo. Dunque, domani sera è domenica. Penso di non collegarmi, però se vedo che ne può essere utile, e lo farò forse da casa, tanto non troverete, non vedrete Mattarella e la bandiera, ma potremo fare anche il collegamento da casa mia, che penso che sia uguale, raggiungiamo l'obiettivo ugualmente. Io preferisco sempre venire qua perché mi sembra più giusto anche essere in un luogo istituzionale, però in via del tutto eccezionale domani sera potrei anche fare la diretta da casa mia, che penso che non ve ne abbiate a male. A posto, buona serata a tutti, buona domenica e sì, a questo punto ci vediamo domani sera da casa mia e mi perdonerete se non vengo qui in comune.
Un abbraccio e mi raccomando, forza, mettiamocela tutto, che secondo me stiamo facendo un bel lavoro e ce ne usciamo anche bene. Grazie a tutti. A presto.